Stanley, non ho dimenticato il tuo sogno delle cascate paradiso. Sarà una vera avventura, proprio come l'avevi immaginata. Ci stiamo arrivando. Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Up! A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata. Il gioco utilizza una funzione di autosalvataggio, perfetto. Dopo aver finito con Kung Fu Panda 2, ho avuto quell'attimo di tempo in cui non avevo idea di cosa scegliere, ma siccome all'ultima lezione di doppiaggio che ho fatto ci hanno fatto doppiare alcune scene di Up, ho detto, deve essere un segno. Profili, crea, carica ed elimina. Ok, creiamo il nostro primo profilo. Ecco qua. Nessun salvataggio, vai. Gioca capitoli, ah perfetto. Un altro gioco Disney che va a capitoli. Allora abbiamo il tempo, farfalle, credo dei quadri o delle fotografie e un ragno. Atterraggio di fortuna è il primo capitolo, va bene. Giochiamo allora. Capitolo 1, atterraggio di fortuna. Che cacchio? Deve essere stata la mia immaginazione. Che cavolo è? Che ci fai lì, ragazzino? Salve, signor Fredriksen. Si ricorda di me, Russell? Sto cercando di guadagnarmi il distintivo per l'assistenza agli anziani. Non ero mai stato in una casa volante. Cascate Paradiso, una terra perduta nel tempo. È in viaggio per il Sud America, signor Fred. Non toccarlo, lo sporchi. Oh, è così che si pilota la sua casa. Così va verso destra, puoi smetterla, così va verso sinistra. Lascia stare quel... Piantala! Piantala! Oh. Tutto bene, signore? Signore? Ed è così che è morto. Si è svegliato. Mentre dormiva, ho fatto rotta per il Sud America. È stato facilissimo con la sua mappa e il mio GPS dell'esploratore. Vabbè. Ma questo è un coglione. Beh, è ora che torni a casa. Ti porto giù a una fermata dell'autobus. Certo. Una fermata dell'autobus con la mongolfiera, certo. Quanto manca all'atterraggio, signor Fredriksen? Siamo parecchio al di sopra delle nuvole. Ci vorranno ore per scendere. Certo, sì. Ci vorranno ore. Già arrivato. Aia. Le cascate paradiso. Sono bellissime. Sì, peccato che la casa è volata via. Madonna mia, che qualità incredibile. Signor Fredriksen. Sì. La tua casa sta volando via. No, la mia casa sta volando via. No, devo ripetere quello che ha appena detto il ragazzino. Allora, col quadrato cambiamo personaggio. Con triangolo facciamo qualcosa. Ah, con lui facciamo... Usa il tuo specchio, Russell. Bruciamo con lo specchietto, va bene. Per quale momento per passare a Carl o Russell, va bene. Ad esempio, fammi indovinare. Wow, che bellissima specie di farfalla. Che forza, posso cominciare una nuova collezione. Beh certo. Allora, vicino alla roccia per farla crollare. E fallo però. Ma dici che può farlo anche Russell questa cosa? Perché effettivamente far fare tutto al vecchio
Non mi sembra un'ottima idea. Premi cerchio quando si avvicina a un frutto per dissotterrarlo. I frutti probabilmente cura, però non ho finito di leggere. Ce la fai tu? Ok, sì, ce la fa. Oh, ma guarda, una fotografia. È una delle mie fotografie. Saranno volate via quando siamo atterrati. Spero di ritrovarle tutte. Una di queste è un ricordo di Ellie. Russell, smettila di fare rumori ambigui, per favore. Comunque, dobbiamo... Esatto. Preso. Chissà... Guardi qui, se le trovo... È tutto coperto di ragnatele. Forte. Forte. Stavo dicendo... Oi, che fa? Un insetto. Scommetto che ce ne sono tantissimi lì sotto. Ma va? Wow, guarda quanti. L'unico insetto buono è un insetto... Ma dai! No, fermi. Venite qui, piccoli insetti. Io vi salverò. Prendi gli insetti, Russell. Ma che cacchio di minigioco è? Vai. E uccidi gli insetti o cattura gli insetti. Ma scusami. Vabbè, io sono più giovane e più rapido. Riesco a catturarli tutti. Quasi tutti. Levati. Basta, finiti? Perfetto. Vabbè, io il frutto lo tiro fuori. Non so se l'ho preso oppure è scomparso. Carl può servirsi del bastone per raggiungere le sporgenze più in alto. D'accordo. Ah, c'è il rampino, Carl. ti aiuto io, tranquillo, ti aiuto. Ma, ecco, esatto, stavo dicendo... Aia, scusami. Un vero esploratore è sempre pronto. Prendi gli insetti. No, e dai. Sto bene. Sto bene. Dai, aiuta il bimbo. Aiuto, signore. Aiuto, signore. Vai a prendere gli altri ragnetti. No. Sta rimontando. Presi, ok, siamo ancora in vantaggio, dai. Ecco qua. Scusami, non ho letto, fammi vedere. Per afferrare la corda salta verso di esso usando la X. Scusami un attimo. Io, esatto, avevo visto una farfalla da quella parte. Come la raggiungiamo? Forse... Aia. Bene. No, non si può andare. È tutto molto lineare, penso. Quindi ci sarà un modo per arrivare da quella parte a prendere quella farfalla. Aiuto. Allora, calmi tutti. Ma sei cretino, salti quando... Vabbè, guarda. Ok, qua è colpa mia. Ma scusami, hai saltato quando, quando non c'era la corda. Ok, stava per cadere di sotto. Vai, 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 vai. Dobbiamo mantenere il nostro vantaggio tattico con gli insetti. Preso. Siamo a metà dell'opera. Io intanto prendo le robe per curarmi. Russell, sì, Russell. Carl, fai attenzione, per favore. Oh, ma certo che bimbo bimbo, ma è bravo, eh. È agile il bimbo. Sembra scemo scemo, invece. Questo cos'è? Prendilo però. Ah, ma devo usare... D'accordo. Oh, allora, calmo. Allora, i frutti marci, quindi, c'hanno gli insetti dentro. Sto bene. Ma sì, ma salta. Va bene tutto, Carl, però. Ma non riesco a prenderla, la fotografia. Ma, scusami. Oh, e finalmente. Ci è voluta mezz'ora, ma ce l'abbiamo fatta. Levati, per favore. Eccoci qua. Avrei bisogno di un frutto, ora come ora. Sta musica, però... Non riuscirò più neanche a camminare. Sta musica è troppo potente nelle mie orecchie. Calmo. Siamo a 3 fotografie su 8. Guardi, è come un'altalena. Magari è divertente. Non siamo ai giardinetti, ragazzino. Cosa? Ti aspetti che riesca a saltare dall'altra parte? Ma come? Sì, mi farà volare.
Forse potrebbe portarci dove vogliamo arrivare. O forse potremmo lanciarlo via. Ma se ce la fai, trova il modo di far salire lassù anche me. Dobbiamo recuperare la mia casa. La mia casa? Sono pronto per il volo. Ah! Tocca a te, Ras. Vai, bimbo. È a turno, quindi uno lancia l'altro, perfetto. E allora aspetta un secondo, Russell. Fammi prendere due volte il frutto, che così esatto, saliamo. Gli occhi stanchi. Al 100%. Dammi un secondo. Esatto, volevo controllare una cosina velocemente. Non c'è nulla qui, vero? Perfetto. Russell, torna lì. Tu, Carl, lancialo via. Russell, lancia giù. Anzi, aspetta. Ecco, prima la farfalla. Lancia giù il masso. Benissimo. Intanto che Carl sta salendo. Esatto. Portiamoci avanti con gli insetti. Sto bene. 4 fotografie e 5 farfalle. Bene. Stiamo andando bene, mi sembra, no? Sto giochino non è male, dai. Oh, mi ha distratto la distanza. Mi ha distratto la distanza perché Carl mi stava allontanando la telecamera. No, fine livello? Ah, ok, no, per fortuna. Attento ai massi! Esatto. Va bene, non si torna più indietro, immagino. Abbiamo ancora 3 farfalle e 4. No, Russell. Fotografie. Cosa fai, Carl? Pazzo. Dicevo, 4 fotografie da prendere. Una è lì, infatti. Dai. Ah. Allora. Benissimo. Prendila. Carl, la fotografia, per favore. Dai che non è difficile. Annie, guarda cosa ho trovato. Annie, guarda. Mans. Cosa? Non può essere quel Charles Mans, il famoso esploratore. Ah, ok. A meno che non l'abbia lasciato qui anni fa prima di partire. Beh, perché no? Avvicinati la cassa e premi cerchio. Come gioco è molto semplice, molto basilare alla fine. Percorso, 2 personaggi da utilizzare, minimi enigmi, però comunque a livello tecnico abbiamo giocato come al solito di peggio. Però non è male, ti dirò. Allora, calmi tutti, dammi il frutto, levati, c'è Gianfranco. Smettila! Dio mio, che nervoso quando fai quei respiri. E smetti di uccidere gli insetti. Ragno porta guadagno. Dovresti saperlo. Dai, dai. Preso, ok. Salta verso il ramo per afferrarlo. Madonna mia, che bravo. Chi l'avrebbe mai detto che sto ragazzino fosse così agile? Forse negli scout insegnano meglio di quanto pensassi. Carl, per favore. Dov'è? Non lo vedo. La telecamera. Carl mi distrae. Ecco, fatto col singhiozzo continuamente. Allora, questa è una trappola, palesemente. Esatto. Ah, ma aspetta. Ma scusami, ma c'era scritto prova a liberarti, perché non... Come faccio a liberarmi? Scusami. Oh, smettila. Non mi superare dell'uccisione di insetti. Comunque, qua c'era scritto torna dopo che avrai recuperato la lente di ingrandimento per utilizzare la dinamite. Ma io, scusami, questa cos'è allora? Ok, forse sia qui che qui. Ci dobbiamo tornare dopo. Devo mangiare qualcosa. Tieni, mangiati il frutto che ti fa bene. Che tanto in realtà... calmo.
A volte fanno delle curve talmente larghe. Non ci sono arrivato mai. Carl, che fai? Ma dai! Ah, ok, ci arrivi, ci arrivi. A parte Carl. Per la mia collezione. E un altro esemplare. Io intanto vado di frutta, che almeno ci ricarichiamo la vita. Avvicinati con Russell alla lastra di pietra per aiutare Carl a salire. Ecco qua, ce l'ho fatta. Dai, su. No, il contrario. Ci arrivi? No, va bene. Un vero esploratore è sempre pronto. E un vero esploratore. Allora, aspetta. Spingiamo. Esatto, la cassa di sotto. Dovrebbe riuscire ad arrivarci, però. Pronto? Sì, ci arrivava tranquillamente, vabbè. Un atto di gentilezza, come al solito. Forza, Carl, sbrigati. Prima che la casa se ne vada per sempre. Presa un'altra farfalla. Mi chiedo se almeno le farfalle riusciamo a completarle, visto che una delle fotografie purtroppo è in una zona che non possiamo accedere al momento. Io intanto raccolgo più ragni possibili. Ma poi che fastidio ti danno? Dai, che fastidio. Ero a 99 e tu me ne hai ucciso uno giusto giusto. Maledetto. Allora. Ecco fatto. Allora. Vorrei solo provare a capire una cosa. No, eh? Vabbè, ci ho voluto pensare. Sto bene. Prendiamo l'ultima farfalla. E almeno Russell è a posto. Ma quelle rocce iperluminose? Per un attimo ho pensato che dovesse andare sull'altalenina. No? Vabbè. Salta. Qua non c'è nulla. Vabbè, sì, a parte questo. Perfetto. 100 insetti e io sono contento. Vieni, Carla. Penso che siamo arrivati alla fine. Bene, è andata oltre la cascata. Oh no, Ellie, ho perduto la nostra casa. E non nel modo in cui uno può pensare. Vediamo. 13 minuti, record 4 minuti. Hai vinto. Quindi, due fotografie abbiamo missato, Congratulazioni, una corda consentirà a Russell di aiutare Carl a risalire gli ostacoli verticali.